Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Eco Gamber, che dedica questa sua mini recensione a Damiano ed Andrea. Il film di cui vuole che parli è del 2001, un film di animazione giapponese, ed è Cowboy Bebop il film. Ora, considerando che io sono completamente secco, praticamente più o meno della serie TV, dell'anime, avrò visto forse una puntata una volta che me la fecero vedere, guardo questo film appunto, diciamo così, a mente vuota. Come film d'azione, spionaggio, fantascientifico, funziona anche così, anche se non ha visto un cazzo, incredibilmente, perché è un film dove i personaggi sono già ben descritti all'interno dell'anime stessa. Comunque, quindi un film del 2001 che mi dicono sia collocato fra la 22esima e la 23esima episodio dell'anime, quindi uno spin-off, una cosa che prende a parte. In questo appunto nell'anno 2071 siamo su Marte e viene fatto esplodere praticamente un camion che sembrerebbe trasportare un qualcosa di molto particolare. Questo camion comunque esplode e sicuramente fa spargere un virus sconosciuto che ammazza un bel po' di gente. Si riesce a capire chi è questo autore, questo criminale, tal Vincent, non si riesce a capire però perché ha fatto questo gesto. Insomma, lo Stato mette 300 milioni di Wulongs, proprio tantissimi, per poterlo catturare. E quindi la nostra banda di cacciatori d'Italia, capitanata da Spike, non può far altro che, insomma, cercare di recuperare il tutto, solo che sotto c'è veramente un piano allucinante e soprattutto una storia veramente incredibile. Per un film ben fatto, assolutamente, una sceneggiatura che funziona, di Keiko Nobumoto, che poi è la sceneggiatrice di tutta l'anime, quindi una veramente bella sceneggiatura, degli ottimi dialoghi, un gran character design. Toshiro Kawamoto, è un'animazione veramente notevole per essere un film che ha quasi più di 20 anni, 22-23 anni, insomma, in un certo senso. Non è uscito al cinema anche nel 2003, lo hanno riportato poi nel 2015 perché è un cult assoluto ed è un film in effetti che inizia subito benissimo con quella rapina all'interno del supermercato dove vengono presentati i nostri personaggi, il nostro grande e ironico Pike Spiegel, come ho detto, appunto col suo ciuffo, con la sua pistola, con il suo voglio di menare le mani. Faye Valentine, sexy, che praticamente col suo caschetto ricorda un po' la Valentina di Crepax in un certo senso, sexy e letale. Jet Black, questo gigante appunto fortissimo e che gli dà una mano in tutto, e viene presentato anche la piccola Iker completamente fuori di testa, Ed. E quindi il film poi diventa una caccia all'uomo, sempre più interessante, prima di tutto perché le scene d'azione sono fatte veramente benissimo, anche quella in aereo per l'epoca veramente notevole, l'utilizzo del computer è molto relativo e, come ho detto, il carattere design è ottimo e l'animazione fluida veramente, per un film che riesce veramente a essere forte. Per chi come Mary Garber ha un certo tipo di azione avventuristica di spionaggio, riesce a divertire, riesce ad avere i giusti dialoghi che non sono quasi mai caricati, e in tutto questo forse l'assenza di uno dei protagonisti, ovvero Jet Black, si fa un pochino sentire, nel senso che non fa praticamente quasi un cazzo nel film, viene presentato, va tutto, ma nella indagine vera e propria cadranno di brutto Spike e Valentine soprattutto, e che all'interno appunto di una storia che poi porterà a Titano, porterà a una cosa molto più grossa di quella che poteva sembrare all'inizio, per un film che, come ho detto, ha un ritmo veramente notevole, un film di 2 ore che passano, che è una bellezza, ed ha proprio una serie di idee di regia, una serie di idee di montaggio che sono veramente fantastiche, oltre a una fotografia secondo me eccellente, da delle musiche fantastiche di Yoko Anno che veramente funzionano alla stragrande, non devono essere swing, non devono essere particolari, per un film che funziona benissimo, come ho detto, sul punto di vista proprio dell'avventura. L'avventura è sempre fluida, le scene d'azione si susseguono in maniera molto intelligente, così come è bella l'idea appunto che qui comunque non si faccia sconti, morti ci sono, la gente casca, paiono pagati, per un film un'altra volta che indaga in realtà sull'animo umano. Il nostro cattivo avrà i suoi motivi e tutto quello che deve avere per essere così cattivo, e come capita sempre nei villain, solitamente nell'animazione giapponese migliore, non è così dicoticamente diviso fra bene e male il tutto, anzi il nostro villain ha anche dei pregi in un certo senso, ma basta guardare il film per capire anche un design veramente bomba di questi che hanno tirato fuori un modo di fare ganzissimo, con questo che sembra un metà fra Ran Benjo, Lupin III, City Hunter, tutto messo insieme, meno idiota, forse meno demenziale, perché la demenzialità non c'è, però l'ironia funge importante come nella storia, così come l'azione, ripeto, ma il film riesce a prendersi i suoi tempi, riesce a far dialogare bene, riesce a farci entrare nei personaggi anche di contorno, e quindi secondo me è un anime assolutamente riuscito. Per chi ama l'azione e l'avventura è assolutamente da vedere, belle poi, come ho detto, le scene aeree con le astronavi, ce ne voleva di più, forse un po' più di fantascienza, ma va bene anche così, perché il film comunque colpisce, secondo me colpisce nel segno, perché Spike è un personaggio veramente bomba, e perché il film alla fin fine riesce a raccontare uno squarciaco di questa Marte che sembra veramente esistere, specialmente anche in quei bellissimi titoli di coda appunto. Quindi per me un film assolutamente da riscoprire per chi ama gli anime e per chi non lo conoscesse, ma penso che più o meno lo conoscano un po' tutti, ma resta il fatto che comunque questo Cowboy Bebop il film è una bella operazione ed è un bell'anime e che porta avanti una storia tutto sommato veramente intrigante, un'altra volta che ha comunque il suo valore intrinseco sociale, e quindi per me è un film da vedere e rivedere per chiunque, ripeto, ami l'animazione giapponese, specialmente di questo tipo.
perché il film è un action, ma sembra quasi un action della nuova Hollywood mescolato all'azione, e quindi questo miscuglio particolare, insomma, di cyberpunk che si unisce in un certo senso a certe atmosfere western e altre poliziesche anni 70, a me ha colpito. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, e poi devo ridire. Cowboy Bebop, il film del 2001, è un bel esempio di animazione giapponese con dei personaggi ben scritti, ganzi proprio alla base, con un ritmo che è quello giusto, che non va subito a 2000, ma che cerca appunto di creare la tensione, creare la giusta azione, senza mai che questa si mangi comunque il contenuto, quindi un film assolutamente da non perdere.